Salve a tutti, oggi vi voglio fare vedere come faccio io le ali per le mie fatine. Questo tipo qua, vedete? Queste. Poi ho fatto queste per una fata più grande. E vi dico quello che serve. Allora, prima di tutto serve la resina, questo tipo qua, che è la resina soft. Vi serve un fornelletto per UV, carta scotch carta. Questi due ferretti, questi sono quelli che usano i fioristi per fare le confezioni ed è un filo di ferro ricoperto molto morbido, vedete? Che ci serve per fare il contorno delle nostre ali. Un paio di forbici, delle salviettine e un diluente che usano le professionisti per togliere, diciamo, quelle che fanno le unghie semipermanenti. Io prima di tutto mi sono stampata le mie ali in un foglio semitrasparente. Io questo l'ho acquistato su Amazon, questi fogli qua. E dà poi alla fine, quando mettiamo la resina, questo effetto trasparente qua. Allora, prima di tutto io mi scelgo le mie ali che voglio fare. Diciamo che facciamo queste due qua, vedete? Allora, io prima di tutto mi taglio sono tagliata le mie ali, poi prendo la base del mio fornelletto e me la vado a attaccare con lo scotch carta in modo che sta molto più fermo il foglio sotto. Così. Così non abbiamo il problema che si muova, magari la resina vada da altre parti. Fatto questo, devo preparare le mie ali per far sì che diventino, che gli posso dare il movimento che voglio in questo modo, vedete? Vedete? Quindi devo fare tutto il contorno. O se non riesco a fare tutto il contorno, comunque fino a metà. E questo serve anche per fare la punta in questo modo qua, così quando lo andiamo a inserire nella nostra pasta di mais abbiamo il modo, invece di dare la colla sopra, con questo metodo stanno più ferme. Ora io divido a metà il mio ferretto in questo modo e mi aiuto anche magari con un paio di pinze. Ora qui non le ho, ma va bene lo stesso, quindi essendo molto morbido riuscite benissimo anche a farlo con le mani. Almeno questo, se poi non è morbido, adesso vi faccio vedere. Prendete un paio di pinze, tenete e girate e fate di 1,5 cm, quanto volete, vedete, in questo modo. Così. E questo lo dobbiamo mettere fuori, questo pezzo qua, in questo modo qua, non so se vedete, qui.
vedete che esce fuori così. Diciamo esce fuori dalla punta e lo vado a bloccare sempre con un po' di nastro carta in questo modo qua, così mi rimane fermo quando lo vado a modellare. Vedete? Cerco di fare tutto il contorno della nostra aletta in questo modo, vedete? Così. E vi garantisco che vi viene un bel effetto. Per questo uso questo tipo di filo qui perché rimane molto morbido e si lavora molto bene, si modella molto bene. Se non arriva in fondo, come in questo caso il mio, non fa niente perché tanto il più lo abbiamo fatto, io vado a fissarlo ancora in alto per farlo stare fermo. Magari dopo quando mettiamo la resina un pezzettino ci rimane fuori, ma l'aggiungiamo dopo, non c'è nessun problema, perché l'importante è che questa rimane bene schiacciata in modo che quando metto la resina viene preso. Perché io prima mettevo la resina attorno, la facevo attaccare il ferretto e poi lo mettevo sotto il fornelletto e si attaccava. Però per evitare due passaggi inutili e senza perdere tanto tempo, ho visto che così viene lo stesso. Ok? Ecco, vedete? Io ho fatto il contorno, non so se si vede. E faccio così anche nell'altro, che io ne faccio due per volta, perché ci stanno. Quindi divido a metà e faccio sempre il solito lavoro di prima. Ok, ora vedete, le ho fissate tutte e due e prendo la mia resina e vado a riempire il tutto. Vi dico, non ha importanza se anche esce fuori perché tanto dopo tagliamo con le forbici e si taglia benissimo. Ora accendo la mia lampada UV e la inseriamo per circa 2 minuti. Io la tengo 2 minuti perché così si asciuga bene. Ok. Prendo il timer e lo metto a 2 minuti.
sono finiti i 2 minuti. Io l'ho tenuto a 2 minuti per fare prima, ma più lo tenete è meglio, si asciuga meglio. Ora tiro fuori la mia immagine e vado a togliere questi due in alto dove ho lasciato il pezzettino che non c'è andata la resina. Ne metto un goccino qua e un goccino qua. Ora stacchiamo il tutto, anzi prima vi consiglio, no, è abbastanza liscio, perché se fosse un po' appiccicoso dovremmo pulire con questo diluente qua, ma essendo venuto molto liscio va benissimo, vediamo poi alla fine. Ora stacchiamo il pezzo, giriamo da questa parte, rifissiamo il tutto per far sì che non si muova, facciamo così, facciamo da quest'altra parte perché sennò non si inserisce bene. Ok, e facciamo lo stesso lavoro di prima. Prendiamo la resina. Andare sopra con un accendino, però devo dire che questo qui, questa resina qui, si autolivella da sola e le bolle ce ne rimangono pochissime. Ok, bene, ora accendo, inserisco dentro e metto ancora 2 minuti. Ok, finito, spengo, andiamo a togliere dal fornetto, me la riguardo bene e sento benissimo. Ora tolgo e ci andiamo a rifilare il tutto. Vedete com'è? Guarda, io l'ho lasciata attaccata. Prendo le mie forbicine, queste o anche queste, non è differente, anche queste. Più che altro con queste fate bene i contorni, con le piccoline. Quindi andiamo a ritagliare, vedete che si taglia benissimo anche la resina. Così. Ok.
così. Vedete? Guardate. Abbiamo rifilato attorno alla nostra immagine, poi vedete, io lo posso modellare come mi pare e piace. Ora andrò a tagliare anche l'altra e il video è finito. Se è un po', sentite che è un po' appiccicosa, allora pulite con un batuffolo di questo tipo qua, mi raccomando, sono quelle per le unghie, vedete? Questo, gli date un po' di diluente, questo, professionale per chi fa le unghie semipermanenti, e il gioco è fatto, vedete? A me piacciono tantissimo, faccio vedere, vedete? Qui ne ho tagliato una piccola, una grande, e le ho unite dal ferretto. Questa la lascerò così singola. Ah, quando stampate, io ho stampato sia da una parte, poi ho capovolto, cioè ho rivoltato le due parti, perché quando andiamo a mettere il ferretto lo dobbiamo mettere dalla parte del rovescio, che mi sono dimenticata di dirvelo, diciamo da quello che si vede meno, ok? E per farlo tutte e due dalla stessa parte ho girato, ho fatto prima una parte, poi l'altro ho duplicato e l'ho capovolta orizzontalmente, ok? Bene, io spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un like in fondo se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così sapete quando metterò nuovi video. Per ora è tutto e ciao al prossimo video!